Liberi TV, Campora, siamo in compagnia dell'assessore Cannata, del Comune di Matera, giusto? Sì, siamo diciamo una nuova giunta che ci siamo insediati qualche settimana fa, quindi oggi sono venuto io perché abbiamo una serie di impegni e ci siamo un po' suddivisi, diciamo, io essendo diciamo abitando qua, diciamo, è stato più facile. Assessore, cosa pensi di questa iniziativa? Una bellissima iniziativa. Calabria, noi siamo contenti che questa associazione ha scelto Matera per questo campo estivo. Sì. E accogliamo a braccia aperte queste persone che sono persone speciali che hanno necessità di essere accolte dalla popolazione, di inserirsi nel tessuto sociale. Loro possono apprendere, ma noi possiamo dare molto anche Io credo che una parola che sentiremo oggi qua è condividere, la parola condivisione, è emersa dalle interviste che come Liberi TV abbiamo svolto in mezzo al pubblico. Condividere e condivisione riguarda tutti. Certamente, è una parola che serve bene e se si condivide si vengono eliminate molte barriere. Soprattutto sono mentali, è necessario condividere la vita di tutte, di tutte le persone che sono sulla terra. Ovviamente. Io, assessore Cannata del Comune di Matera, la ringrazio, le auguro un buon proseguimento e chissà che qualche altro evento come questi non stimolino le persone non solo di Matera a riversarsi nella città di Matera, ma anche nei comuni vicini come Campora, nelle città vicine come Grazie, io ringrazio di nuovo e l'amministrazione comunale è a disposizione.